Raramente un artista sente la creazione come totale impegno interiore, così come il lotto. Il suo racconto non è soltanto fatto illustrativo, ma evento vissuto totalmente come fenomeno della coscienza. Questo è Lorenzo Lotto, e la sua natività, eseguita nel 1523, non è una pala d'altare, ma è pensata per la devozione privata di una famiglia. L'incarnazione si sposta dal luogo di culto alle stanze di un palazzo, in cui il mistero lo si vuole prossimo, dentro le mura domestiche. Per questo nel dipinto i personaggi sono collocati in primo piano, tanto da porre noi osservatori in una posizione privilegiata, all'interno della stalla. Questo garantisce una condizione di intimità del fedele con il mistero che si rivela. Troviamo subito un'iconografia a noi familiare, la stessa che utilizziamo quando allestiamo il presepe. Un'immagine classica, eppure c'è una novità. Tutta la tradizione vedeva Giuseppe solitamente in disparte, un passo indietro, addormentato e quasi escluso dal mistero, ad indicare che egli non aveva contribuito al concepimento di Cristo. Qui invece prega e sorride. C'è gioia e commozione, c'è adorazione. Quel bimbo lo sente suo, lo ha accolto dando compimento alle scritture e se ne prende cura. Il suo silenzio così partecipe lo rende il testimone della verginità di Maria e con Dio condivide la paternità. La Madonna ha gli occhi incollati su Gesù, sgranati dalla meraviglia. Osserva il bambino che le sta parlando con lo sguardo, con il movimento delle labbra e con le mani che si muovono in uno slancio di affetto. Si vuole aggrappare, lui che è Dio, a sua madre. Comportamenti naturali di ciascun neonato. Gesù è vero uomo. Questo dialogo di sguardi tra Maria e suo figlio incanta. Le braccia conserte di lei svelano delle dita che fremono. L'inclinazione del busto comunica un'attrazione, appena trattenuta per l'umanissima coscienza della sproporzione tra se stessa, l'umiltà della serva e il miracolo, l'Emmanuele, il Dio con noi. Però l'artista non cede ad un certo sentimentalismo tipico del Natale, ma ci presenta la verità della rivelazione evangelica. Ecco il motivo del crocifisso a sinistra. Cristo nasce con il destino di annunciare la salvezza, sconfiggendo la morte sul Calvario. Gioiamo davanti alla culla, ma riflettiamo anche che l'annuncio sarà portato a compimento dall'alto della croce. L'opera è colma di elementi che Lotto pone coerentemente nell'ambiente contadino, ma che hanno un forte significato. La scala appoggiata alla capanna ricorda l'episodio biblico del sogno di Giacobbe, in cui il patriarca vede una scala unire la terra al cielo, su cui salgono e scendono gli angeli. Le tortore in alto a destra testimoniano la fedeltà della Chiesa a Cristo, per la peculiarità di questo animale di non riaccoppiarsi quando resta vedovo. E poi ancora, l'oggetto nell'angolo destro sembrerebbe una trappola per topi, che accentuerebbe così il messaggio della missione salvifica di Cristo. Infatti si trova sul lato opposto del crocifisso, in una diagonale che comprende anche Gesù bambino nel mezzo. L'iconografia della trappola è poco diffusa, ma di fonte molto autorevole. Infatti Sant'Agostino, commentando la passione, afferma: «La croce del Signore è la trappola del diavolo, la morte del Signore l'esca con la quale sarà preso». L'incarnazione ci appare quindi per quello che è, un bambino che si stringe alla madre e che si muove sulla nuda terra. Piange, sbatte le palpebre e le labbra disegnano il linguaggio di ogni neonato. Quei movimenti esprimono tenerezza, risvegliando in ciascuno i sentimenti più profondi di affetto e di gioia. Gesù, Maria e Giuseppe ci invitano ad adorare il mistero, chiedono una compagnia. Il tempo speso insieme a loro non è mai perso, perché regala il silenzio che riappacifica, rasserena le inquietudini del cuore, rischiara i nostri angoli bui. Questo è Natale.